Vogliamo lasciare la parola a Prisca, che appunto, come dicevo prima, è proprio una donna ugandese a Acholi, e vogliamo chiederle di raccontarci quella che è la tragedia del suo popolo e della sua gente. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per l'invito che mi avete fatto. Dopo tutto questo che avete visto, non c'è niente che posso modificare. Mi resta solo da confermare che tutto ciò che avete visto come tipo film, non so come devo chiamare, è quello che purtroppo succede alla mia gente, alla mia tribù Acholi. Credetemi, non è facile per me testimoniare questa realtà che non lo so come dobbiamo definire. Tante volte faccio veramente fatica, nonostante sono abituata a fare vari incontri dappertutto. Quando mi chiedono, mi cerco sempre per la prima cosa che io dico, non lo so, ci vengo. Perché quello che provo io, sono io che lo so. E poi, come oggi, mi dispiace ancora di più perché arrivo direttamente dall'Uganda. Sarei bene, anche felice, di raccontarvi del cambiamento che è avvenuto nella mia terra, purtroppo da 20 anni. La storia della mia gente è mutata. Ogni giorno è sottomessa ad una quotidiana stragiante. Ragazzi, giovani di Bologna, vi ringrazio veramente per il vostro impegno per Acholi. Io spero che un giorno qualcosa può cambiare, però per il momento penso che le cose resteranno così. Per il momento vi assicuro che le cose resteranno così, come avete visto prima. Io questi giorni qua, tutti questi mesi che avete letto la mia lettera, che avete lì, che ho scritto a Santo Padre, a Kofi Annan, c'è tutto dentro quello che ho provato a dire a loro, come un saluto dalla parte mia, dal mio cuore, un saluto di Natale a Santo Padre e a Kofi Annan. L'ho scritto anche alcune cose che non trovate in quella lettera, che posso confermare che nel modo Uganda milioni di persone sono costrette dal governo a vivere in orribili campi di concentramento. Noi abbiamo visto solo campi di concentramento in film. Adesso il popolo Acholi, la mia gente, noi abbiamo la stessa cosa che i nostri donne sanno e nel nord Uganda. Questi popoli sono formati da due etnie, gli Acholi e l'Ango. La motivazione ufficiale fornita dal governo è quella di proteggerli a sfollati dall'attacco dei ribelli dell'Odisista Nami, il cui il leader, come ha detto quella ragazza, è il sanguinario Joseph Kony. Questi non sono i campi di proteggimento, questi sono i campi di concentramento. Però sono diventati, come dice il mio arcivescovo di Gulu, la tomba della mia gente, il cimitero della mia gente.
Un recente studio di alcune agenzie delle Nazioni Unite, l'UNICEF, effettuato dal gennaio al giugno 2005, ha reso noto che ogni settimana 1000 persone muoiono in questi campi di sterminio. Il tasso di mortalità è 1,2, il più alto del mondo, penso, come hanno detto. Poi le cause anche di decessi sono 4, malaria, AIDS, violenza e disenteria. Ogni settimana 15 persone decidono di togliersi la vita, nonostante il suicidio sia sempre stato rarissimo nella cultura Choli, questo posso confermare io. Voi avete dato il titolo Fermiamo il genocidio nel Nord Uganda. Va bene, sono d'accordo, magari, se possibile. Non voglio che nessuno dopo ci pensa male, però io ho scritto io quello che penso per il vostro titolo, per rispondere. Può darsi che possiamo condividere insieme. Davvero la situazione del Nord Uganda è davvero terribile. Dopo tanti anni di sofferenza non voglio né accusare né disprezzare nessuno. Devo dire però che siamo stati tutti sconfitti. Il popolo Acholi, compreso io, i missionari, le ONG, lo Stato ugandese, le Nazioni Unite, nessuno è riuscito a fermare una guerra che dura ormai da 20 anni. Noi Acholi abbiamo cercato di reagire all'inizio di questa guerra. Ma qual è stato il risultato? Nulla. Siamo stati sconfitti dall'inizio, da pazienza. Persone di buona volontà, come i missionari italiani, hanno alzato la voce contro questo genocidio, ma sono stati uccisi. Le ONG alla fine si limitano all'aiuto umanitario e nessuno guida più. Anche loro sono stati sconfitti. Lo Stato ugandese ha sempre detto di proteggere la gente, ma da 20 anni le persone muoiono. Dopo ogni massacro l'esercito interviene ed uccide delle persone. Ma chi sono quelle persone che uccidono? Quando loro vanno, magari ci sono qualche... si sentono le sparatorie o qualche, dicono imboscati, dicono che hanno massacrato alcuni di questi ribelli. Mi dispiace a dire, questi sono i ragazzi che erano rapiti, 15, 16 e 20 anni. Non sono ribelli, sono vite innocenti, costretti a tornare a combattere contro la loro gente. Ora ci tornano nel bar e dicono hanno cacciato via i ribelli, hanno ucciso i ribelli. No, sono i nostri fratelli. Beh, posso dirvi, anche lo Stato è stato sconfitto, ma questo si vergogna. Non lo so se questa era la volontà del nostro governo, o il governo non è capace? Questo è un altro punto di domanda. Nel 2003, Jan England, che voi conoscete molto bene, sottosegretario dell'ONU, ha dichiarato che l'Uganda è la più grave emergenza del mondo. Noi abbiamo battuto le mani. Le sue parole incoraggiavano la speranza, ma nulla è avvenuto. L'inviato dell'ONU, Dennis McNamara,
ha visitato l'Ucraina pochi giorni fa e ha partecipato nel discorso ad una conferenza alla quale ero presente. Egli ha detto che la guerra nel nord Uganda è una vergogna per il governo e per le Nazioni Unite. In un rapporto intitolato "Solo la pace può ridare fiducia agli ascolati", ci chiede al governo di mostrare un impegno genuino nel risolvere il conflitto con mezzi pacifici. Anche questo rapporto però farà un buco nell'acqua, come vedo io. Abbiamo fallito perché non abbiamo il potere di cambiare le cose. Anche se dispiace ammetterlo, sono le grandi potenze, Stati Uniti, la Gran Bretagna, Francia, hanno il potere di fermare la guerra. Più di questa io non lo so. Io nel mio piccolo sto cercando di fare quello che posso fare. Io non sono una missionaria, però ho visto quello che mi ha dato Italia, quello che mi avete dato, cerco di fare. Sono diventata anche una persona, io non sopporto di biancheria, però purtroppo per stare nel campo profughi, per restare con la mia gente, a portare il vostro aiuto, devo farlo, devo abbassarmi per questa, perché non era caso mio. La suora mi conosce che tipo di persona sono io, però ti assicuro che col tempo che sono cambiata. Sono cambiata perché voglio aiutare la mia gente, se non abbassa la testa, non posso andare avanti. Sono tornata oggi dall'Uganda. La situazione del campo profughi è rimasta quello che è. Andiamo avanti a provare quello che possiamo fare. La gente vi salutano, vi ringraziano tutti quanti. Anche io da parte mia prego per voi e continuiamo a fare quello che possiamo fare. Grazie mille. Popolo che dall'inizio della guerra ha tentato tutto quello che poteva per la pace, ma che di fatto oggi si sente impotente, che non è mai riuscito nella pace, in questo sogno, proprio perché il discorso di questa guerra è un discorso grosso, un discorso internazionale. Dietro a questa guerra, spesso etichettata come conflitto etnico, si nascondono i grossi giochi degli interessi del mondo occidentale. Noi siamo in una delle regioni più ricche dell'Africa, la regione dei Grandi Laghi ha enormi ricchezze in termini di petrolio, diamanti, oro, eccetera, coltan e tutte queste cose. È una regione molto importante dal punto di vista strategico e militare e quindi per questa ragione che noi abbiamo un conflitto che non si risolve, perché il gruppo dei ribelli che noi abbiamo visto è composto di poche centinaia di persone che sono bambini portati via, che non hanno avuto nessuna preparazione militare, nessun training militare. E come possiamo noi spiegare che un governo come quello ugandese, che oggi ha uno degli eserciti più agguerriti di tutta l'Africa, che è riuscito a ribaltare il governo del Congo, del Ruanda, del Burundi, in Sud Sudan, è riuscito a imporre le sue condizioni, non è riuscito a fermare poche centinaia di bambini?
Allora veramente questo dice come dietro alla guerra si nascondono interessi troppo grandi per la gente, che la gente non capisce. E la gente spesso mi diceva, ma Sisti, ma perché questa guerra nel nord? Bene, le guerre ci sono sempre state, perché come tutti i posti dove vivono delle persone umane, come la conflittualità esiste, ma le guerre duravano una settimana, forse due settimane, poi finivano. Noi abbiamo 20 anni di guerra, una guerra terribile. Perché? Perché dicevano esiste questa guerra? Allora io penso, e io stesso ho visto tante volte a Kulu, persone in divisa militare che sono occidentali. E allora quando io sentivo questa domanda mi sentivo male perché sapevo da dove venivo. E penso che questa domanda è una domanda che possiamo rivolgerci a ciascuno di noi, la possiamo assumere. Perché queste guerre nel mondo? Perché? Quali interessi giocano? E allora io che sono stata 20 anni nel nord e sono via dal Nord Uganda da 1 anno e mezzo, devo dire che ho visto tutto quello che è successo con la guerra, ma anche l'Ebola, l'AIDS, i campi profughi, i bambini, sono andata a dormire con loro, cioè, ho visto tutte queste tragedie, ho visto quanto la gente ha fatto per la pace, quanto la gente ha pagato, quanti sono stati eliminati, quanti sono stati uccisi, quanti sono stati torturati, sono spariti. La gente ha tentato tutto. Adesso io credo che è il nostro turno, cioè anche noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo e la nostra parte. E credo che dobbiamo assumere che quello che sta avvenendo nel mondo avviene perché anche noi, anche l'Occidente, gioca la sua parte. E quindi dobbiamo giocare la nostra parte nella soluzione, altrimenti io credo non ci sarà futuro per l'umanità. Perché io ho sentito una grossa rabbia crescente verso l'Occidente. Una volta si pensava che le cose, cioè la propaganda, quello che viene detto sui giornali, eccetera, eccetera, i conflitti etnici, ormai che nessuno crede. E la gente sa che cosa sta dietro a queste guerre. E quindi l'insofferenza sta nascendo. E penso che se noi oggi non ci domandiamo, se noi oggi non facciamo qualcosa, domani pagheremo molto caro per il fatto di non aver fermato, di non aver fatto qualche cosa. Ecco, allora questo è il mio messaggio. Io credo che ci sia bisogno di un'azione politica ad alto livello, arrivare alla comunità europea, a Bruxelles, i governi. Oggi parecchi governi anche europei hanno tagliato i fondi all'Uganda, e questo probabilmente creerà delle difficoltà interne, ma non è sufficiente. Io credo che se ci sarà una mobilitazione maggiore, qualche cosa potrà avvenire, altrimenti, come dice lei, la guerra continuerà. Noi sappiamo che non si fermerà, e non si fermerà per altri almeno 5 anni, di sicuro la guerra continuerà. Allora credo che la domanda rivolta a tutti noi, che cosa vogliamo fare, che cosa siamo disposti a fare e come lo possiamo fare. Questo è quello che la gente chiede. Io sono partita un anno fa, ho lasciato l'Uganda, adesso sono a Roma, e quando sono partita la gente mi ha detto, sì, tu devi essere la nostra voce, perché la nostra voce non arriva da nessuna parte. È vero che le Nazioni Unite tutti hanno detto che la più grave crisi umanitaria del pianeta, il più grave disastro che noi conosciamo oggi sulla faccia della Terra, eppure nessuno muove un dito. Però l'Arcivescovo di Gulu l'ha detto, è stato alle Nazioni Unite, è stato è di recente, ha fatto dei grossi interventi, anche i religiosi in Uganda sono usciti con un documento molto coraggioso, molto sfidante. Un documento che penso anche loro stessi pagheranno caro, come quanti hanno osato parlare hanno pagato caro. Allora io penso che il nostro sostegno di qui, da questa parte, che potrà salvare la vita anche ad altri che hanno avuto il coraggio di parlare, che continuano a parlare. Ecco, allora questo è così quello che io voglio dire, e poi anche voglio dire che
in tutte le sofferenze che io ho conosciuto, che sono veramente delle cose che noi non possiamo raccontare. Io pensavo che dopo un anno forse potevo dire qualcosa di più, ma anche se più di un anno che sono lì faccio molta fatica. Devo dire che un'altra cosa che io ho visto molto forte nel Nord Uganda è che la gente ha una forza che noi non riusciamo neanche a immaginare. Che molta di questa forza viene da un'esperienza di fede che è molto forte. Ecco, allora io penso che questo dono che loro sono per noi oggi, questo richiamo a una forza, ai grandi valori, al coraggio che questa gente ha di perdonare, che noi non possiamo neanche immaginare, ecco, sono un dono per l'umanità, per ciascuno di noi. E allora facciamo sì che davvero possiamo costruire questa famiglia umana, aiutandoci a vicenda. Grazie.